spero di tornare quanto prima. Grazie a tutti. Commossa, in lacrime, Anna Sperduto, la commerciante 35enne impegnata nel sociale, al telefono dall'ospedale Cardarelli, ha salutato il popolo di Avellino che si è riunito per darle forza e coraggio nel momento più difficile. È un momento molto difficile, però ritornerà forte, forte, più forte di prima perché è una guerriera. La donna resta ricoverata all'ospedale Cardarelli per le ustioni serissime riportate in un drammatico incidente domestico 10 giorni fa. Anna è arrivata in ospedale lucidissima, quindi ci siamo sostenuti a vicenda. Ci sono i sindaci, c'è la Curva Sud e così sente il nostro affetto attraverso voi e i social e attraverso le altre persone. Anna realmente è una miracolata, realmente fa progressi tutti i giorni. È il messaggio della Curva Sud di stare tranquilla, che tranquillamente supererà questo brutto momento e poi verrà insieme a noi in curva a festeggiare il suo ritorno. Anna ha rappresentato durante il Covid soprattutto un riferimento per tante persone in difficoltà, un riferimento spontaneo e oggi credo che la testimonianza che la nostra comunità le sta mostrando testimoni quanto ci teniamo e quanto abbiamo apprezzato il suo impegno